Beh, io penso che un Presidente del Consiglio debba avere una visione complessiva e completa dei problemi del Paese, di come è messo il Paese. Costruire una zona rossa impegnativa per la città, che tiene lontano dal Presidente del Consiglio, anche visivamente, i lavoratori, che tiene lontano dal Presidente del Consiglio, anche la gente, i cittadini, e beh, io penso che non vada bene assolutamente. La democrazia consente, diciamo, anche forme di esposizione del disagio. E quindi noi abbiamo scritto a Monti, visto che non potremmo dirgliele probabilmente in diretta personalmente le cose, abbiamo scritto a Monti qual è la reale condizione del Paese e qual è secondo noi e cosa deve fare il Presidente Monti per potersi riaccreditare nei confronti di molti lavoratori e cittadini che pensano, e di fatti hanno anche ragione, che questo governo sta continuando a infierire sulle loro spalle i costi della crisi e invece dovrebbe fare altro, dovrebbe praticare altre strade per risolvere i problemi del Paese.